Cambiamo argomento, la città metropolitana di Catania compie i primi passi, oggi l'insediamento della conferenza metropolitana, ascoltiamo. Ai nastri di partenza la città metropolitana di Catania. Questa mattina a Palazzo Minoriti ha avuto luogo l'insediamento della conferenza metropolitana convocata dal sindaco Enzo Bianco. Erano presenti tutti i primi cittadini dell'ampia area che, andando a sostituire la provincia, diventerà un importante ente gestore di numerosi servizi. Si è insediata stamattina la conferenza metropolitana, cioè l'organismo previsto dalla legge, che è composto dai sindaci di tutti i comuni che fanno parte della città metropolitana di Catania. Un momento significativo e importante, la città metropolitana non sarà più gestita da un consiglio, come era nella vecchia provincia, eletto, ma sarà composto dai sindaci che parteciperanno senza alcun compenso per questa attività. Ho visto che erano presenti quasi tutti i comuni della città metropolitana di Catania. Abbiamo lavorato, iniziato a lavorare con buona disponibilità, intanto per esempio chiedendo alla Regione di sciogliere il nodo della presenza e dell'appartenenza di Gela, di Piazza Ermerina e di Niscemi alla città metropolitana di Catania, come hanno deciso gli abitanti di quella comunità in base alla legge vigente. Ho deciso di tenere le elezioni per il consiglio della città metropolitana di Catania, che si terrà nell'ultima domenica di settembre, il 25 di settembre. In quell'occasione saranno eletti i rappresentanti di questo organismo, che sarà l'organismo poi più di gestione della città metropolitana. Si apre una fase delicata, ma anche positiva e importante. Speriamo di essere all'altezza di questo compito significativo e importante, che è quello di guidare una delle più belle e più importanti città metropolitane del nostro Paese. Presenti, lo avete sentito in quanto convocati dal sindaco Enzo Bianco, anche i sindaci di quelle città, tra cui ad esempio Gela, che hanno chiesto di entrare a far parte della città metropolitana di Catania, ma al momento non hanno avuto modo di farlo. Chiedono che la Regione applichi la legge dando loro il via libera. Ascoltiamo. Noi abbiamo seguito la norma che la Regione ha determinato già con la legge numero 8 del 2014 e successivamente con la legge 15 del 2015, dando l'opportunità ai cittadini che lo avessero voluto fare di fare esprimere i consigli comunali e poi con un referendum confermativo appunto la conferma della scelta dei consigli comunali. Abbiamo seguito tutto ciò che la Regione ci ha detto, abbiamo fatto un primo consiglio comunale. Seguendo la legge 8 del 2014 abbiamo fatto un referendum confermativo che ha dato una percentuale altissima di adesioni alla città metropolitana di Catania. Dopodiché il Consiglio Comunale, in base alla legge 15 del 2015, si è dovuto riesprimere perché non si parlava di libero consorzio della città di Catania, ma città metropolitana di Catania. Con tutto ciò però noi oggi non ci troviamo né alla città metropolitana di Catania, neppure al libero consorzio di Enna, per cui per noi Gela avrà il libero consorzio di Caltanissetta e non è una cosa bella questa. Cioè, noi chiediamo, e di questo ringraziamo il sindaco Bianco, il sindaco Enzo Bianco della città metropolitana di Catania, per averci invitato, anche se noi come uditori siamo venuti qui all'insediamento del consiglio della città metropolitana, ma chiediamo a gran voce che l'ARS si decida una volta per tutte a rispettare le norme che essa stessa ha creato. Allora, le criticità sono di tipo procedurale, ma volute e messe lì apposta per inceppare il meccanismo. Quindi basta che l'Assemblea voti nel rispetto delle proprie stesse leggi per chiudere la partita. Ci viene però chiesto come mai abbiamo scelto Catania piuttosto che rimanere nella provincia di Caltanissetta. Allora, noi abbiamo verificato sin dalla fondazione della provincia di Caltanissetta che la nostra permanenza in quel territorio non è assolutamente omogeneo e crea problemi che ha portato all'impoverimento del nostro territorio. Perché pensiamo che con Catania dovrebbe essere meglio? Dovrebbe essere meglio perché voi provate a immaginare cosa accade a Gela. Nel mare antistante a questa città. Passa il 65% del commercio mondiale, navi che passano davanti a noi in continuazione. Noi non siamo in grado di mettere nulla perché si possano fermare e lasciare ricchezze.
Catania sbocca su un altro mare, ha un proprio porto. Mettere insieme queste due estremità, quindi il Mediterraneo e Ionio, nell'ambito della trasportistica mondiale, potrebbe rappresentare una ricchezza incredibile per tutto il territorio della città metropolitana, così come noi l'abbiamo concepita, cioè da Gela a Catania. Quindi non è una ricchezza che noi ovviamente auspichiamo per noi, ma è una ricchezza per la città metropolitana, per la Sicilia, ma per la stessa Italia.